Ciao, buongiorno a tutti. Oggi impariamo a fare i terminali, per collane e bracciali. Questi qui, fatti a molla con l'anello superiore, che sono carini e versatili. Io li ho usati anche per la spighetta rumena, che ho in mente di fare un progettino che vi farò vedere prossimamente. E intanto vi spiego come fare. Sono molto molto semplici. Io li ho fatti in alluminio, questo alluminio un po' spesso, che è questo qua, in modo che restino comunque abbastanza solidi da non rovinarsi anche con le sollecitazioni. Potete farli ovviamente anche in metallo, più sottile, ed è uguale. Questo alluminio è circa 2 mm di spessore. Allora andiamo a vedere come fare. Appunto, è molto molto semplice. Ci servono l'alluminio, un tronchese, non ci serve neanche la pinza, ma solamente io uso un uncinetto, comunque un bastoncino, qualcosa della misura che ci serve come spessore della molla. Io in questo caso, per la spighetta rumena che sto lavorando, ho usato l'uncinetto numero 6, eccolo qua. Che è perfetto, la misura è perfetta. E allora andiamo a vedere come si fa. Tagliamo un pezzo di filo che dipende da quanto lo vogliamo arrotolare. Ad esempio, questi sono meno arrotolati, questo invece, questi sono più lunghi. Quindi bisogna vedere quanto volete arrotolare. Comunque, almeno metà più o meno. È caduta una cosa. Almeno metà onda, diciamo, metà cerchio. Io ne faccio un pochino di più in modo che sia un pochino più lungo. Ecco qua. Adesso col nostro filo prendiamo l'uncinetto o comunque il nostro bastoncino, che deve essere un po' rigido, e incominciamo ad arrotolarlo intorno. In questo modo non uso le pinze a punta tonda che ho qua, perché purtroppo, essendo a cono, cioè possiamo usarle, però essendo a cono, appunto, poi salendo si stringe. Se invece lo vogliamo, come in questo caso, in questo caso io ho usato la pinza che appunto lo renderà stremato, mentre invece in questo caso, che è dritto, ho usato l'uncinetto. Quindi arrotolo bene, siccome adesso arrotolo ancora un po'. Siccome la punta qua mi resta sporgente, per stringerla mi aiuto schiacciando sul piano, ed ecco qua che l'ho schiacciata perfettamente. Adesso continuo ad arrotolare, sempre bello stretto intorno al mio bastoncino, alla punta delle pinze, appunto, se lo vogliamo fare a cono. E vado avanti fino in fondo. Ovviamente, per farne due uguali serve la stessa esatta misura di filo. Arrotolo, arrotolo, continuo. Arrotolo tutto tutto fino a terminare il mio filo. Anche in questo caso alla fine non riuscirò più a schiacciare a un certo punto, e mi aiuto con il piano di lavoro. Se schiaccio bene sul piano di lavoro, mi si chiude perfettamente in questo modo. Adesso che ho tutta la mia molla fatta, non mi resta che tirare su uno degli anelli, che mi fungerà poi da anellino tondo. Eccolo qua, come in questo caso. Ecco qui, questi qui non li ho misurati, ma mi sono venuti pressoché uguali come lunghezza. Ecco qua col nostro anellino, e si può infilare, vi faccio vedere, perfettamente, ovviamente spingendo un pochino, questa spighetta rumena che ho io, che appunto schiacciandola sale su. Si può fermare poi con qualche punto di colla. Eccola qua che è salita ancora. E
in questo modo e ben incastrata. Mettendoci la colla viene perfettamente e resta fermo. Eccolo qua. Sono molto semplici questi schiaccini, ma sono molto molto carini e molto utili quando si devono fare dei lavori con de del cordoncino, della spighetta rumena, cose del genere per bijou. Ciao, ci vediamo alla prossima!